Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede, su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. «Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?» Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un popolo che ne produca i frutti». Da qualche domenica stiamo parlando della vigna del Signore. Due domeniche fa, vi ricordate il Vangelo degli operai della vigna chiamati a tutte le ore della giornata? E poi si crea un conflitto col padrone quando li paga, perché chi ha lavorato di più riceve come chi ha lavorato di meno. E lui dice: ma innanzitutto sono soldi miei, ti porto via niente. Eri contentissimo quando ci siamo accordati sulla paga. Adesso sei invidioso che io sono generoso con chi secondo te non lo merita? Dicevamo, anche lui ha una famiglia, dei figli, anche lui ha fame, anche lui gli stessi problemi tuoi. Devo lasciarlo in difficoltà solo perché ha lavorato di meno? Quando lui voleva lavorare di più, ma l'ho ingaggiato all'ultimo momento. Magari era anziano, debole, ho preferito scegliere all'inizio chi era più giovane e forte, che rendeva di più. Detta così, allora ti stupisci ancora. Per dire che il Signore, in questa vigna che è il suo progetto di salvezza, vuole ingaggiare tutti. Tutti. E a tutte le ore. Cioè nessuno di noi, magari solo perché è anziano, può dire: io ormai cosa vuoi che faccia? Fai quello che puoi e la paga sarà lo stesso. Domenica scorsa, vi ricordate, si parlava dei due figli. Probabilmente mancava la manodopera e il padrone della vigna dice ai due figli, al primo: vai anche tu a dare una mano. E lui dice sì, ma poi non ci va. Al secondo dice no, lui risponde, e poi invece ci va. Concludevamo: è migliore il secondo, però aggiungevamo, noi dovremmo essere il terzo figlio, perché il primo ha detto sì e poi no, il secondo ha detto no, poi sì, però tutti e due hanno detto un no di troppo. Il figlio perfetto è quello che dice sì e fa sì. Come dovremmo essere noi, come Cristo, che vogliamo imitare, che dice Paolo Apostolo, ha detto sì e ha fatto sì fino in fondo. Oggi si parla ancora della vigna, perché la vigna è un'immagine usatissima nell'Antico Testamento per parlare della relazione tra Dio e il suo popolo, una relazione d'amore. E l'immagine del contadino che si preoccupa, che dia al massimo, che la cura, che la ama, ci dà l'idea di Dio che ci vuole bene, che fa di tutto perché noi diamo frutti, cioè siamo felici e siamo un dono per gli altri. Oggi si racconta che a un certo punto il padrone della vigna vuole ritirare il raccolto.
Giusto? Anche chi ci è andato, il figlio di domenica scorsa, poi ha lavorato, si è impegnato, ha collaborato con gli altri? Rimane sempre l'interrogativo, perché il Vangelo finiva dicendo che lui andava, ma poi cosa ha fatto non si dice niente. Oggi viene fuori che il padrone vuole comunque dei risultati, ed è giusto, li paga anche, si fida di loro, manda dei servi a riscuoterli e vengono ammazzati, ne manda ancora, vengono ammazzati, manda un figlio, dato che non vuole andare a lavorare, avrà detto a uno, a quello che poi non ci è andato anche se ha detto sì, vai almeno a prendere quello che ci spetta, e lo ammazzano. A quel punto Gesù dice: cosa avrà fatto questo padrone a questo punto? E gli rispondono quelli che ascoltano: avrà licenziato tutti. Lui non dice avete ragione, aggiunge una frase un po' difficile sul momento da spiegare: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Il figlio che viene ammazzato dopo i servi, che rappresentano i profeti dell'Antico Testamento, non è un caso che sono due gruppi che vanno a prendere il raccolto. Si allude, 2000 anni fa lo capivano al volo, ai profeti prima e dopo l'esilio di Babilonia, che hanno annunciato la verità, hanno detto che Dio non era d'accordo sull'atteggiamento della gente, che bisognava cambiare perché non precipitassero le cose, e non sono stati ascoltati, addirittura sono stati ammazzati. Tutti i profeti sono finiti male. Il figlio che va là e viene ucciso è chiaro che è Cristo. Ed è andata proprio così. La parola di Dio è attuale, infatti noi dopo 2000 anni lo riconosciamo perfettamente. Vedete che ci riguarda. Perché questo atteggiamento di rifiuto è anche il nostro. Quello di non restituire a Dio quello che gli spetta, oserei dire, anche se il verbo è brutto. Cioè lui ha investito tanto, ci ha amato, come un genitore si aspetta dei risultati. Poi se non glieli diamo ci ama lo stesso, ma glieli dobbiamo. Se ci ha dato tante qualità, sentivamo la seconda lettura, no, di Paolo Apostolo che parla di certe virtù, è perché noi le mettiamo frutto, le condividiamo, aiutiamo tutti a vivere meglio. Ed è questo forse che dispiace di più al Signore se non lo facciamo. Tutto ciò che sembra che voglia Lui in realtà è per noi, è per rendere la nostra vita migliore. È sempre il solito esempio, come un genitore che fa le raccomandazioni ai figli, ma alla fine potrà dispiacersene se le cose vanno male, ma soprattutto lo fa perché loro siano felici, perché non abbiano problemi. Ebbene, il Signore parla della pietra scartata, che è questo figlio, che è il fondamento di una nuova costruzione. Dico questo perché, e noi sacerdoti siamo qui per questo, per tirar fuori il massimo della ricchezza della parola di Dio, l'allusione a una pietra di cui si parla nell'Antico Testamento, nel libro di Daniele, un altro profeta. Parla di un sassolino che è caduto dalla montagna, un sassolino, non un masso, colpisce una costruzione, una statua di un idolo e questa si sgretola. Basta un sassolino così e l'annienta. Allude appunto all'idolo, cioè alla cosa sbagliata, a ciò che non è Dio. Subito nelle orecchie di chi ascoltava 2000 anni fa il riferimento era quello, perché era un fatto e un racconto conosciutissimo. Ecco, questa pietra scartata è come quel sassolino insignificante che uno dice cosa me ne faccio, una pietra buttata lì. Ebbene, dove arriva cambia la situazione. È Cristo che dove arriva è come la luce che manda via il buio. La nuova costruzione, e tutti ci lamentiamo che le cose vanno male, è possibile solo partendo da Lui, mettendo Lui come fondamento. È proprio come costruire una casa. Ci vuole un fondamento?
ebbene mettiamo lui. Bisogna fare spazio. Nelle città a volte si vede che stanno costruendo dei grattacieli e ci sono delle voragini profondissime. Bisogna tirar via altre cose perché lui ci stia. Ed è un invito a non vivere nel compromesso come cristiani. Teniamo Cristo e l'opposto di Cristo. Preghiamo e bestemmiamo. Raccomandiamo agli altri di essere onesti e noi imbrogliamo. Cioè, scegliamo. Bisogna fare spazio a questa pietra. E chi fa spazio a questa pietra vede il risultato. Ecco quando parla di altri, quando dice il regno sarà dato ad altri. Non ti esclude. Il Signore ha pazienza e dice vedrai cosa fa quello che tu hai scartato e dirai allora lo voglio anch'io, allora lo inseguirai. È un invito anche a imparare da chi noi sottovalutiamo, che vediamo lontano. Se ragiona, ama, fa scelte di un certo tipo che sono secondo Dio, anche lui è salvato, anzi, è più avanti di te. Ti aiuta a recuperare quello che tu con superficialità hai scartato. Quindi fare posto a Cristo nella nostra vita, è questo l'invito. Sacrificando qualcosa. Dopo che hai messo il fondamento, bisogna cominciare a tirare sul muro. Allora Cristo deve essere un continuo punto di riferimento. Se io metto la prima pietra storta, viene sul muro storto, no? E così, se io guardo Lui, vengo su bene, dritto. Ecco l'importanza di ascoltarlo continuamente per vedere da che parte stiamo andando. Cristo è una pietra solida. Vi ricordate la parabola della casa fondata sulla roccia? Può capitare qualunque cosa, la marea, i venti, ma Lui mi tiene su. Niente mi distrugge se io sono insieme a Lui. E questo l'invito che ci fa il racconto del Vangelo di questa mattina. Noi siamo quei servi che lavorano nella vigna del Signore, dal momento che ci chiamiamo cristiani, vuol dire facciamo parte della sua azienda, permettetemi l'espressione. Stiamo lavorando nel suo cantiere, siamo nella sua squadra. Ma diamo i frutti? I frutti sono le opere buone, cioè le opere secondo il Signore. E ognuno di noi deve chiederselo. Ed è giusto che noi gli restituiamo almeno una parte dell'investimento che Lui ha fatto con noi. E ci guadagniamo. Cristo è colui che si presenta anche a noi e ci dice il frutto che voi dovete dare è somigliarmi. Provateci. E invece a volte rischiamo anche noi di cancellarlo. E poi un invito che ci fa la parola di Dio a guardarci attorno e riconoscere Dio che ci prova e magari ci riesce con gente che non avremmo mai pensato. Quelli che si chiamano nel Vangelo gli uomini di buona volontà, che sono secondo il Signore. Ci invita a riconoscere dei santi, cioè chi somiglia a Cristo e magari li abbiamo accanto. Non lontani che guardiamo con sospetto, magari anche gente che frequentiamo, per imparare come dobbiamo fare anche noi. È un invito che ci fa la parola del Signore a credere ancora in noi, a non rassegnarci alle cose sbagliate, a riprovarci.